o economo, artista, filosofo di fama internazionale, è presente qui a questa cerimonia con un quadro, un'opera che ha un significato particolare. Qual è? È fuori discussione proprio che il ruolo del partigiano per tanti appartiene alla storia, forse erroneamente, è di un'autorità nella globalizzazione del mondo intero oggi e per di più nel continuo movimento della geopolitica che oggi vediamo quotidianamente, che risultati dà, che il ruolo è sempre vivo e reale, tanto che bisognerebbe proprio vederlo sotto gli occhi di quale nemico bisogna, quale invasore bisogna andare a difendersi, e con quello spirito di Silvio Bonfante bisogna proprio rinnovare e animarsi per andare ad affrontare questa situazione. E allora oggi troviamo l'indifferenza, l'assenza di solidarietà, la mancanza di comprensione delle difficoltà altrui, di altruismo e fondamentalmente della dignità proprio che dovrebbe proprio caratterizzare ogni persona seria, ogni persona onesta, ogni persona che comprende le necessità del prossimo. Questo dipinto è stato ispirato proprio a questi principi, dove un Cristo, apparentemente un Cristo, perché non si vede interamente e integralmente, ospita ai suoi piedi in una croce rinascimentale che si comporta come un tetto che offre ospitalità e rifugio al famoso ormai ragazzo di Aleppo che appena estratto dalle macerie è disorientato e perso, viene rifugiato in questa realtà da questo unico rifugio. Ma chi è Cristo in questo dipinto? È proprio questi piedi che vediamo, dove il ragazzo stesso ha tolto il chiodo, il chong come riferimento, e lo poggia ai suoi piedi, il ragazzo stesso, il ragazzino stesso, e dice mai più queste barbarie. Oppure è lo stesso bambino che è la parte mancante del Cristo, che va a completarlo con la nostra fantasia sopra, che è il nuovo Cristo che è crocifisso in questa tragedia che succede ad Aleppo. E allora ecco il nostro ruolo del nuovo Silvio, del nuovo Chon, che deve indurci proprio di vestirci con le vesti non più di armarci e andare giù per le montagne, ma infilarsi nella nostra società, nella nostra quotidianità, per poter chiedere un po' di solidarietà e un po' più di obiettività, per poter cogliere e dare una mano al nostro prossimo. Esiste un cielo plumbeo che corrisponde, tutto il fondo è nero, perché nera è la situazione, e in questo disorientamento, la caduta dei valori, la caduta della nostra, i valori della nostra cultura, completamente proprio decaduti al limite della sopportazione, esiste un punto di riferimento come luce verso il futuro, ed è quel tassello dorato che è a fianco ai piedi di Gesù, dove indica che le regole e le disponibilità per la salvezza dell'uomo come convivenza per fedeli e atei, cioè la salvezza, esistono delle regole precise che consistono nella solidarietà, nell'accoglienza, nel poter dare un bicchiere d'acqua a chi l'abbiamo tolto.